Iniziamo con la prima interrogazione, oggetto numero 27. Risponde l'assessore Fioroni, interroga il consigliere Bettarelli. Mancato finanziamento delle azioni previste dalla legge regionale 2007 relativa al riconoscimento e alla promozione del commercio equo e solidale. Prego, consigliere Bettarelli. Grazie Presidente. L'interrogazione fa seguito ad aver rivelato che su un preciso capitolo di spesa, che è quello che fa riferimento alla legge regionale numero 3 del 2007 relativa al riconoscimento e alla promozione del commercio equo e solidale, non ci siano risorse. Parliamo di una legge regionale appunto datata 2007, promossa da vari consiglieri, fra cui ricordo Oliviero, Dottorini, Bracco e anche altri consiglieri che si erano fatti promotori, e che ha permesso a partire dal 2007 una serie di iniziative, a partire dalla didattica, dall'educazione, dall'informazione, appunto nelle scuole, finalizzate anche al rafforzamento del diritto del consumatore ad essere informato sugli effetti ambientali e sociali derivanti dalla produzione e commercializzazione appunto di prodotti cosiddetti equo e solidali. C'è stata quindi stata svolta in questi anni una importante operazione, come dire, sociale, culturale su un determinato mondo che ovviamente ha anche delle dinamiche economiche e commerciali, quindi una parte didattica, una parte informativa, una parte culturale, ma anche una parte di promozione proprio delle imprese, anche con una filiera corta. E in più, oltre quindi a questa parte, è stato possibile realizzare nel corso degli ultimi anni una fiera, una manifestazione molto importante che è Altro Cioccolato che fra l'altro si è tenuta per 6 anni a Gubbio, per 3 anni a Castiglion del Lago e per gli ultimi 8 anni a Città di Castello. Non si è tenuta la scorsa edizione ovviamente per motivi legati al Covid. Quindi questo mancato finanziamento metterebbe in serissima difficoltà tutta la parte, diciamo, didattica ed educativa, nonché la realizzazione di una manifestazione che si tiene ormai da molti anni in Umbria. Ripeto, poi Gubbio, Castiglion del Lago, Città di Castello, comunque sempre di Umbria parliamo. Le risorse di bilancio non erano fra l'altro ingenti, perché mi pare che per gli ultimi anni parliamo di circa 35.000 euro, ma erano sicuramente importanti e funzionali alla realizzazione di una manifestazione che a Città di Castello negli ultimi anni promuoveva quindi questa filiera, questo mercato, e che soprattutto portava tanti visitatori, parliamo di circa 50.000 presenze, in un fine settimana, dando quindi via anche ad una promozione del territorio, ma anche a far lavorare tante attività ristorative, commerciali, turistiche, di tutto di Città di Castello, ma in generale dell'Alto Tevere. Quindi la mancanza di questa manifestazione ha anche delle ripercussioni su un territorio che già, insomma, spesso mi sembra sia dimenticato da questa amministrazione regionale. Concludo quindi chiedendo quali sono le volontà della Giunta, anche a fronte del fatto che a Città di Castello è stato presentato il 19 aprile un ordine del giorno intitolato Azione a sostegno della riedizione della manifestazione di Altro Cioccolato, in cui si impegna appunto il Comune a farsi da tramite perché questa manifestazione possa avere un suo naturale proseguo dopo 8 anni ovviamente in cui è Città di Castello, proprio perché ritenuta da tutti molto interessante e molto valida. Segnalo, senza fare polemiche, insomma, perché credo che la soluzione sia più importante delle polemiche, segnalo che questo ordine del giorno assolutamente trasversale è stato firmato da tutti i capigruppo, quindi da Fratelli d'Italia, Forza Italia, 5 Stelle, PD, PSI, tutti, meno che dal capogruppo della Lega. Assessore Fioroni. In una stagione diversa da quella attuale, in cui esisteva il bisogno importante di cercare di portare i consumatori ad effettuare scelte di consumo più consapevoli,
che andassero a, ad agire soprattutto su quella che era la tracciabilità etica dei prodotti, lo scandalo che fece scuola, tanto per capirci, e l'attenzione su queste tematiche nascevano in origine quando sulla rivista Life, se non sbaglio, venne pubblicata la famosa foto di un bambino thailandese di un bambino intento a cucire, credo pakistano, un pallone di calcio con un noto brand internazionale, e da lì si attivarono tutta una serie di movimenti, iniziative culturali volta a favorire una maggiore consapevolezza nelle scelte di consumo, soprattutto sulla tracciabilità dei prodotti che venivano spesso, la cui materia prima veniva spesso da paesi i cosiddetti in via di sviluppo. Il tema del commercio ecosolidale si inserisce in queste dinamiche all'inizio del 2000, diventando di fatto una tematica che trova un'audience più ampia anche nelle stesse case produttrici, che hanno compreso che la necessità di avere una tracciabilità etica dei propri prodotti, il fatto che in ogni angolo del mondo i comportamenti scorretti oggi sono fotografabili e condivisibili con la velocità di un click, di fatto, se vogliamo, ha un po' ridotto la centralità del tema del mercato ecosolidale come tema sé stante, spesso rimanendo confinato in un alveo di approccio ideologico. Io sostenevo sempre all'epoca che fino a quando il commercio ecosolidale diventava qualcosa che riguardava solo una scelta molto ristretta di consumatori consapevoli, un po' come è stata la sostenibilità, oggi la sostenibilità è un tema di tutti, no? In una stagione storica era quasi collegato ad un approccio di ambientalista estremo. Oggi fortunatamente, grazie anche a quell'azione, quei temi. E sono le stesse catene di distribuzione che oggi svolgono, anche oltre alle aziende che investono anche importanti risorse nel favorire il benessere delle comunità locali. Su questo faccio presente che la legge regionale del 2007 individuava appunto un sostegno alle forme di commercio ecosolidale, anche perché eravamo in un contesto storico in cui questa cultura della consapevolezza di consumo si stava, doveva ancora essere costruita, e ai tempi sostenevo io che proprio tramite scelte di canali più ampie che andassero a coinvolgere quella popolazione di consumatori che non facevano della consapevolezza delle filiere etiche un driver di scelta, era uno dei temi principali. Relativamente al, quindi scinderei il lato commercio ecosolidale, quindi dal lato manifestazioni, nella misura in cui chiaramente la legge prevedeva un supporto a tutte quelle attività di divulgazione svolte anche in ambito scolastico, via dicendo, su cui ad oggi c'è una consapevolezza sicuramente maggiore da parte dei consumatori. Ripeto, la pandemia ha contribuito ulteriormente a amplificare il bisogno collettivo di comportamenti socialmente, eticamente corretti, e chi non rispetta le regole oggi nell'era dei social media è sempre più fuori dal mercato. Relativamente alle risorse che erano state messe dalla giunta regionale in precedenza sul mercato ecosolidale, vorrei ricordare a tutti che ad oggi anche sul commercio e sull'artigianato non ci sono risorse dedicate. Stiamo parlando di tutti gli interventi che vengono fatti in questo ambito, di risorse che sono collegate a politiche comunitarie e quindi ai fondi strutturali. Quindi non è che c'è stata una cancellazione di bilancio, oggi abbiamo zero risorse nel bilancio perché così le abbiamo trovate. C'erano stanziate 80.000 euro, se non sbaglio, su commercio e artigianato in totale, quindi non è che è stato fatto nessun taglio, e onestamente comunque in questa stagione storica ritengo che probabilmente le priorità possano essere decisamente altre.
Detto questo, oggi la Regione sta uscendo anche con iniziative fatte dalla Tempo, assessore. Con un numero di bandi importanti, e lo schema forse nuovo è proprio quello di fare in modo che anche alcune iniziative possano trovare in questi bandi un ampio strumento di sostegno, che vuole proprio anche accompagnare questi bandi a diventare le organizzazioni strumenti di marketing territoriale, di promozione. Va da sé che non è stata fatta, ripeto, nessun taglio, per quanto ad oggi ritengo che forse ci siano altre priorità in Umbria che non quella del commercio equo solidale. Sono assolutamente allibito da questa risposta. Allora, parliamo di una manifestazione che esiste in Umbria da 15 anni, 17 anni almeno, a Città di Castello da 8, e l'assessore oggi ci dice che non ha trovato le risorse, a bilancio non c'erano. Quindi queste risorse, siccome la parte in aula e la parte di la manifestazione c'è sempre stata, vuol dire che con quali risorse le hanno fatte. Siccome io lo studio sul bilancio l'ho fatto e quelle risorse ci sono sempre state, mi poteva dire che non erano 35 ma erano 50 in passato, mi poteva dire che sono state ridotte e l'avrei detto che è vero, perché questo è, le risorse sono state ridotte ma non sono mai state cancellate. Questa giunta ha cancellato i 35.000 euro che nell'ultimo anno c'erano e in base ai cui si è tenuta la parte di didattica e la parte di manifestazione che si chiama Altro Cioccolato. Prendo atto, perché lei ce l'ha detto due volte, che questa non è la priorità e che ci sono altre priorità. Quindi prendiamo atto, dopo le tante belle notizie che abbiamo letto sul piano nazionale che la Regione ha consegnato, che c'è un pezzo di territorio di cui ve ne fregate, perché non vi interessa che Altro Cioccolato ci sia e che sia Città di Castello, perché ci sono altre priorità, perché non credete nel mercato equo e solidale, e questo lo direte a ragion veduta o meno, ma non vi frega che ci sia una manifestazione che porta 50.000 persone a Città di Castello e nell'Alto Tevere, che fa lavorare i ristoranti, i bar, le attività commerciali, che porta gente e che è una manifestazione che si teneva da 8 anni a Città di Castello. Devo dire che siete molto, molto coerenti. Vi ricordo che basta prendere le 45 da Perugia o da più giù da dove venite, salire, uscire a Città di Castello per sapere dove è Città di Castello, perché mi sembra che questa giunta si sia completamente, totalmente dimenticata di una realtà territoriale come Città di Castello e come l'Alto Tevere. Oggetto numero 28. Interroga la consigliera Meloni? Vicepresidente Meloni, risponde l'assessore Coletto. Intendimenti della Giunta regionale sull'attivazione piena e completa dell'organismo tecnico di accreditamento regionale OTAR. Prego, vicepresidente Meloni. Grazie Presidente. Questa interrogazione nasce per purtroppo nuovamente denunciare ritardi su alcuni organismi che mai come in questo momento di pandemia sono necessari per la comunità umbra. Quindi noi appunto chiediamo come mai si sono accumulati anche per l'organismo tecnico di accreditamento regionale ulteriori ritardi, soprattutto perché intanto l'emergenza sanitaria ha evidenziato quanto sia necessario e importante potenziare il servizio sanitario regionale anche attraverso il supporto di privati convenzionati che di fatto stanno offrendo un vero e proprio servizio pubblico, allargando e aumentando e migliorando anche il servizio sanitario stesso, e anche attraverso l'organismo tecnico di accreditamento regionale. Lo scorso un anno e mezzo fa, cioè esattamente il 5 dicembre 2019, eravamo già stati sull'argomento attraverso una nota del capogruppo Bori sull'estrema necessità e urgenza di attivare appunto questo organismo. Ci fu una DGR del gennaio 2020 in cui l'assessore alla sanità dichiarava pubblicamente la necessità e l'urgenza proprio dell'attivazione dell'organismo di accreditamento.
e soltanto che le tempistiche, diciamo, di questa attivazione non sono state rispettate, tanto che le successive delibere della Giunta regionale hanno prorogato l'accreditamento istituzionale, costituendo di fatto però un accreditamento provvisorio, che in teoria però doveva concludersi il 31 luglio 2020. Ovviamente precludendo la possibilità di accreditamento e quindi di contribuire da parte di nuove ipotetiche strutture al potenziamento del servizio sanitario regionale. Considerato poi una nuova e successiva DGR del luglio 2020, che approvava l'adozione del manuale del sistema di gestione dell'organismo tecnicamente accreditante regionale, però senza chiarire se l'obiettivo di definire l'assetto organizzativo fosse, come dire, da indirizzare nella piena attivazione e funzionalità di questo organismo. Quindi oggi noi ci ritroviamo dopo un anno e mezzo e soprattutto dopo che abbiamo avuto tutte queste difficoltà e ritardi accumulati nella sanità regionale, che ci sono dei soggetti privati che vorrebbero svolgere un effettivo aiuto al servizio pubblico anche attraverso macchinario personale qualificato, che però questa strada gli è preclusa. Peraltro anche nei territori da più parti abbiamo ricevuto richieste di necessità di gestione di alcune criticità che penso ormai conosciamo tutti, e questo disagio, ovviamente questa situazione di stallo, fa sì che alcuni territori, peraltro più discriminati e più in difficoltà di altri, non possono contare su strutture che possano prevedere e provvedere anche alle primarie necessità, e quindi si trovano a dare non solo a essere in difficoltà, ma anche a dare risposte a tutti i cittadini che sono bisognosi di cure. E questo ovviamente la mancata attivazione dell'OTAR sta ovviamente accumulando anche dei ritardi che sono ormai diventati anche annosi nel dare risposte ai cittadini e ai territori. Quindi anche oggi torniamo qui a richiedere alla Giunta regionale, in particolare all'assessore alla sanità, se e dentro quali tempistiche intende attivare pienamente e rendere funzionante questo organismo di accreditamento regionale. Magari, se riusciamo anche a dare delle date più o meno certe, non sempre con risposte che solitamente procrastinano e posticipano sempre di mese in mese tutte le cose che abbiamo fin qui chiesto. Anche perché anche in questo caso stiamo parlando di luglio 2020, oggi siamo al maggio 2021. Grazie. Grazie Presidente. Come più volte illustrato, era obiettivo di questa Giunta giungere nel più breve tempo possibile a piena operatività dell'OTAR, in considerazione del fatto che sono stati illustrati tutti quanti i vari provvedimenti che partono con la DGR dell'8 gennaio del 2020 della Giunta, che ha avviato il lavoro per giungere all'operatività dell'OTAR, e i successivi atti che sono stati fatti, che sono stati illustrati dalla Vicepresidente in successione, proprio per rendere operativo questo che era un progetto che era solo sulla carta, evidentemente, perché successivamente, strada facendo, abbiamo attivato gli auditor che hanno frequentato il corso di formazione specifico regionale, che ha visto la partecipazione anche di esperti del Ministero della Salute, di Agenas e di altre regioni, svolto dal consorzio SUAP Villa Umbra. Quindi, è stata fatta una formazione di alto livello, in considerazione del fatto che l'OTAR e l'OAIO fanno accreditamenti. Accreditare significa evitare delle gare e affidare, con la relativa necessità esternata e fatta presente dal territorio, delle prestazioni a dei privati che soddisfano determinati criteri. Evidentemente, per fare questo devono essere soddisfatte determinate normative che sono ben chiare e che devono essere assolutamente trasparenti e assolutamente allineate a quelle che sono le necessità. Pertanto, in considerazione del lavoro che è stato fatto,
è previsto che entro la fine di questo mese ci sia da parte dell'OAIA, arrivino da parte dell'OAIA le richieste di integrazioni istruttorie ai sensi della legge 241, al fine di riallineare le istanze di accreditamento pervenute con le nuove disposizioni del regolamento regionale 10 del 2018, in particolare l'autocompilazione da parte delle strutture richiedenti dell'accreditamento, la checklist e i requisiti generali, l'invio da parte delle strutture delle integrazioni alle istanze come sopra descritto, la verifica da parte dell'OAIA dell'istruttoria amministrativa e la trasmissione all'OTAR dei termini del regolamento regionale 10-2018 delle istanze di accreditamento, quindi l'avvio degli audit da parte dell'OTAR. Si precisa che il decreto legge 17 marzo 2020 numero 18 all'articolo 103 dispone che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza del 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 conservano la loro validità. Al momento lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2021. Quindi la Regione ha pertanto adottato atti coerenti alla summenzionata decisione del Governo, da ultimo con la determinazione dirigenziale numero 6492, al fine di prorogare la validità degli accreditamenti in essere e di sospendere i procedimenti relativi alle richieste di nuovi accreditamenti. In particolare, di quanto disposto dalle varie determinazioni dirigenziali, non si è provveduto a disporre a far data dal 1 dicembre 2019 ulteriori accreditamenti provvisori, applicando il principio di prudenza e che lo Stato è stato confermato con le varie decreti dirigenziali a garanzia della tutela della salute dei cittadini. Gli accreditamenti provvisori già rilasciati ai sensi sono comunque ulteriormente, ai sensi appunto delle determinazioni dirigenziali, sono comunque ulteriormente prorogati. Come più volte già ricordato, noi abbiamo ereditato questa situazione. Con l'approvazione del regolamento regionale del numero 10 del 2018 è stato deciso di smantellare il previgente sistema di svolgimento degli audit, scegliendo di non prorogarlo con una norma transitoria nelle more della piena operatività dell'OTAR, lasciando in tal modo un vuoto amministrativo che gli uffici regionali decisero di superare sospendendo i procedimenti relativi all'accreditamento sin dal novembre 2018. Il primo atto di sospensione degli accreditamenti è infatti la determinazione dirigenziale 12.191 del 23.11.2018. Certo, non è stata questa giunta dunque a sottovalutare il fatto che l'obiettivo della piena operatività dell'OTAR richiedesse un lavoro approfondito e tutt'altro che semplice e rapido. Al contrario, questa giunta, come illustrato nel cronoprogramma, è stato riportato e sta portando a compimento un lavoro complesso in pochi mesi e in piena pandemia. In tale contesto non sfugge alla giunta l'importanza di nuovi accreditamenti, alla corretta gestione appunto dei nuovi accreditamenti e la gestione dei vecchi accreditamenti, che chiedono appunto una strategia per realizzare un efficace sistema regolatorio. Questione ad ogni modo che non attiene solo alla gestione burocratica dell'istruttoria tecnica dell'accreditamento istituzionale, riguarda bensì la programmazione regionale dei fabbisogni sanitari, quindi lo studio dei flussi, delle necessità che di volta in volta si creano sul territorio. Come noto, la giurisprudenza e la dottrina sono concordi nell'affermare che l'accreditamento istituzionale sia un procedimento amministrativo di tipo concessorio, con ampi margini legati proprio al ruolo della programmazione. Non vi è pertanto, come si suol dire, alcun diritto all'accreditamento dal punto di vista legale, ma c'è un diritto all'accreditamento legato a quelle che sono le necessità del territorio, a quelle che sono le necessità delle varie aziende che devono soddisfare evidentemente liste d'attesa o altre situazioni. Grazie. Consigliere Bori per la replica, prego. Grazie Presidente. Ma prima di tutto, secondo me, è utile pro futuro, nel caso, avere anche i fogli che
l'assessore legge qui in aula, perché è difficile seguire tutto il testo e tutti i passaggi. Il tema è politico per noi, non è tecnico. Il tema politico è che noi vogliamo una sanità pubblica e che nel momento in cui il privato convenzionato, accreditato, verificato, si sostituisce temporaneamente alla sanità pubblica, noi vogliamo entrare nel merito, vogliamo vedere la qualità sia nell'accreditamento, quindi l'accreditamento non può essere automatico e non si può parlare per capitoli, un attacco, una risonanza, un'ecografia, non sono tutte uguali, bisogna entrare nel merito, questo per l'accreditamento. Ugualmente per i budget, assessore. L'azienda, la ASL, è stata condannata, non so se lo sa, ha fatto una gara nel vostro mandato, ora è stata condannata perché voleva ridistribuire il budget a prescindere dalla qualità del servizio. Condannata. Al TAR. Ugualmente l'ASL numero 1, questa è la 2, l'ASL numero 1 invece che dire beh effettivamente è una cosa che non funziona, ha fatto una gara identica, in cui si ridistribuisce a pioggia un budget alle strutture private senza andare a vedere la qualità delle strumentazioni. Allora, verrà condannata anche questa, è stata chiesta la sospensione. Mi sembra che in sanità qui qualcosa stia andando storto, oppure che stia andando nella direzione che voi auspicate, ovvero sempre più privato, sempre meno pubblico, sempre più servizi a pagamento, sempre meno sanità pubblica. Allora, questa roba è inaccettabile. L'abbiamo visto sugli accreditamenti automatici, l'abbiamo visto sui budget a pioggia senza entrare nel merito delle vicende. Rischiamo di vederlo all'azienda ospedaliera di Perugia, in cui si vuole, da quello che risulta, poi vedremo, una sua smentita finora non l'abbiamo avuta e temiamo che nei prossimi giorni invece avremo una conferma, in cui si vuole esternalizzare il servizio di diagnostica per immagini e medicina nucleare. Allora, tutta questa roba, io capisco che voi ce l'avete nel vostro programma elettorale, nelle linee di mandato, che in Umbria c'è troppo pubblico e serve più privato come in Lombardia. Benissimo. Però non è il nostro modello, non è la nostra cultura, non sono i nostri valori, non mi sembra nemmeno che stia funzionando molto bene, visto che venite condannati in tribunale. Invito a cambiare completamente direzione. Grazie. Perfetto. Oggetto numero 30, interroga la consigliera Peppucci, risponde l'assessore Coletto, trasporto disabili fisici e psicofisici verso i centri diurni. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. La questione del trasporto delle persone con disabilità fisico e psicofisico verso i centri diurni è una questione che sto seguendo ormai da qualche anno come consigliere comunale, ma in realtà è una problematica che ha una rilevanza regionale. Una problematica che purtroppo va avanti da anni e nonostante i tanti incontri, audizioni, interrogazioni, proposte di risoluzioni che ci sono state negli ultimi anni, purtroppo nessuno ha saputo dare poi effettivamente una risposta definitiva al problema. Partirò dall'esporre la problematica a livello locale per poi arrivare a quella regionale. Il Centro Speranza di Frattatodina è una struttura sanitaria convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e accreditata dalla Regione Umbria e il centro offre servizio semiresidenziale diurno e un servizio di riabilitazione ambulatoriale. Il problema in questione fa riferimento al servizio di accompagnamento da e per il centro e inizialmente questo costo non era né sostenuto dalle famiglie né dalle amministrazioni comunali, mentre attualmente si trovano a pagare questo costo di accompagnamento in parte i comuni con risorse proprie e in parte le famiglie in base al proprio reddito. Questo costo può arrivare anche a fino a 370 euro mensili per ogni famiglia e proprio alla luce di questo importante costo molte famiglie si sono trovate ad accompagnare i propri figli al centro con mezzi propri, a rinunciare a qualche giornata del servizio offerto dal centro e molte famiglie purtroppo hanno dovuto anche rinunciare al servizio fornito dal Centro Speranza. È evidente che ci troviamo di fronte ad un problema
in parte per le amministrazioni comunali che chiaramente non riescono a sostenere con risorse proprie questo tipo di costo, dall'altra di fronte a una vera e propria sconfitta sociale perché persone con disabilità devono rinunciare ad un servizio essenziale. Ma questo problema, se può sembrare locale, in realtà è una rilevanza, appunto, come dicevo, regionale, perché risultano comportamenti disomogenei su scala regionale rispetto proprio il costo di trasporto degli utenti verso i centri diurni. Infatti, per alcuni centri diurni il costo di trasporto è ricompreso da anni all'interno della retta. Pertanto questo costo non è assolutamente sostenuto dalle famiglie. È stata fatta un'audizione, è stata fatta proprio una commissione al Centro Speranza, dove abbiamo partecipato con la terza commissione, ed è stata trovata, diciamo, per il 2021 una parziale e temporanea soluzione per, appunto, per questo anno, ma per il futuro non sappiamo poi effettivamente quali strade si dovranno intraprendere e se effettivamente le famiglie dovranno continuare a sostenere questo costo. È evidente che ci troviamo di fronte a una situazione, appunto, come dicevo, disomogenea, che richiede un riordino su scala regionale, e per questo assessore interrogo la giunta regionale per conoscere lo stato ricognitivo della situazione afferente al centro Speranza di Fratta Todina, correlata al trasporto di persone diversamente abili, e come intende dare soluzione alla problematica ereditata riferita alla disomogeneità del costo di trasporto da e verso i centri diurni per disabili fisici o psicofisici nella regione Umbria. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Sì, grazie presidente. Effettivamente abbiamo ereditato una situazione confusionaria, complessa, pasticciata, di difficile gestione. Tant'è che si creano tensioni sociali proprio perché c'è differenza da struttura a struttura, noi vediamo ci sono trattamenti diversi. Allora, avanti così non si può andare evidentemente, no? Bisogna prendere in mano la situazione e dare una svolta. Sicuramente questa giunta non è quella che appoggia quelle che sono le strutture private assolutamente. Nessuno vuole privatizzare né la sanità né tantomeno il sociale. Anzi, prendiamo atto che in passato è stato fatto evidentemente, a differenza di quello che sta gestendo in maniera assolutamente trasparente questa giunta. E senza lacci e lacciuoli che rappresentano chi che sia. Massima trasparenza, massima gestione fatta a beneficio del territorio. Allora, anche questo è un tema importante, inevitabilmente, visto e considerato la polverizzazione delle varie strutture sul territorio che incrementano quelli che sono i costi dei trasporti. Nell'attuale regime tariffario, ad esempio, come è stato affermato, non è compreso il servizio di trasporto, il cui onere è a totale carico del sociale. Ma nella seduta della conferenza dei sindaci della zona sociale 4 del 5 maggio del 2021 è stata accolta all'unanimità la proposta di coprire per l'anno in corso con il fondo regionale per la non autosufficienza, il fondo PRIN appunto, il costo del trasporto degli utenti residenti nel territorio del distretto della media Valle del Tevere, autorizzati a frequentare il centro Speranza per una cifra stimata intorno ai 189.000 euro. Evidentemente è stata calcolata la spesa storica relativa all'anno 2019, più una cifra copertura del costo del trasporto per le famiglie che hanno provveduto in proprio. Il distretto predisporrà una rettifica del piano operativo 2021 che vedrà presentata prima di essere definitivamente adottata ai sindacati. La zona sociale formalizzerà tale provvedimento con una stipula di apposita convenzione con il Centro Speranza, per quanto sopra, nelle more della revisione su scala regionale della tariffa. Quindi va fatta una valutazione a livello regionale, va riparametrato, tutte quante queste strutture vanno riparametrate e ricollocate all'interno di un provvedimento che uniforma la gestione. Non è possibile che ci siano figli e figliastri, che ci siano differenziazioni sul territorio dell'Umbria. Il sociale è un sociale unico che deve contemperare le necessità di tutti. Non c'è differenza fra cittadino e cittadino, fra distretto e distretto. Sono tutti perfettamente uguali. Vedremo di sanare tutti quanti quelle che sono
le problematiche che si sono accumulate, che abbiamo trovato sotto il tappeto in questi anni. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Peppucci. Grazie Presidente. Accolgo favorevolmente la risposta dell'assessore e anche l'interessamento, perché appunto questa è una problematica che va avanti da anni e troppo spesso ci troviamo in difficoltà anche sui territori a dare delle risposte, dire perché alcune persone devono pagare questo costo di trasporto mentre altre non lo devono pagare. Credo che appunto sia necessario al più presto un riordino della situazione, perché tutte le persone con disabilità devono essere messe nella stessa condizione e devono avere pari opportunità all'interno del territorio regionale. Grazie.